Tra un uomo qualunque e quello giusto è l'equivoco a fare la differenza. Cini e Gine, dal 13 aprile al cinema. Apri gli occhi. Ci siamo! Titanic 3D al cinema. Sei mesi. Tu lo sai che ce la posso fare. Ladies and gentlemen, welcome to the Vault of Poker 3. Li faccio io i soldi, con il poker. Cosa ci si faceva lì? Di nuovo tutti insieme come ai tempi del gruppo. Verrebbe quasi da dire che ci sono cose del passato che passano e altre che non passano. Siamo solo dei disgraziati. Claudio Pandolfi, Alessandro Roia, i più grandi di tutti, un film di Carlo Virgì al cinema. Ci sono i raffinati, gli irruenti, amor della vita, i romantici, ordinari, i disincantati, i passionali. Spesso in amore gli opposti si attraggono. O no? Non doveva andare così. Sono etero. Gli volevo regalare un viaggio. Che altro viaggio? Devi fare un bel... Due odiose lesbiche ci hanno soffiato l'ascensore. Buonasera. Good as you. Tutti i colori dell'amore. Dal 6 aprile al cinema. Forza ragazzi, in marcia! Valor. Ma che cos'è? Fuoco nemico! Moriremo, vedrai! Sì, moriremo tutti. Ma non oggi. Quando parli ti ascolti. Boom. Battleship, dal 13 aprile. Radio Italia anni 60. Le italiane di successo, le straniere più famose. In Italia ci sono milioni di donne e milioni di uomini che soffrono di perdita di capelli. Ma ci sono donne e uomini che hanno avuto il coraggio di cercare una soluzione e l'hanno trovata. Sistema CNC, capelli naturali a contatto di Cesare Ragazzi Laboratories. Brevettato, affidabile, dermatologicamente testato. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Vai sul sito o vieni al centro più vicino. Vicino a casa, lontano dai luoghi comuni. Hotel Terme Preistoriche a Montegrotto Terme. Il connubio tra il fascino della tradizione e i moderni comfort. Bellezza e benessere con cure termali e trattamenti estetici eseguiti da team specializzati. Ideale anche per praticare sport e per chi ama gli intrattenimenti. Ottima cucina. Ai piedi dello scenografico Colle di Berta potrai rilassarti nelle piscine di acqua termale coperte e scoperte a temperature differenziate, aperte fino a mezzanotte. Offerte ed eventi su Terme Preistoriche. Quante spese, tutti i giorni, e adesso anche la vasca. Ehi, ma non ti preoccupare, alla vasca da bagno ci pesiamo noi. In sole due ore, senza opere murarie, ti sovrapponiamo una vasca da bagno in acrilico di alta qualità in tutti i modelli, misure e colori. Allo stesso prezzo per tutta Italia. E se hai problemi col piatto doccia, sovrapponiamo anche quello. Per un preventivo gratuito, Fiordalisi, 051 51 90 36. E allora, come sempre, con Fiordalisi in famiglia, tornano i sorrisi. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dell'Emilia Romagna di 7 Gold. Andiamo nel Reggiano in apertura di questa edizione, dove fiamme sono divampate sabato notte intorno alle 2.30 in un complesso di case in costruzione a San Bartolomeo. Il rogo, che ha danneggiato i tetti delle abitazioni causando danni per migliaia di euro, è divampato all'interno di un cantiere edile di Via Freddi, di proprietà di una impresa edile con sede a Reggio Emilia, gestita da quattro fratelli originari della provincia di Crotone, abitanti in città ignoti. Hanno sparso liquido infiammabile in più punti del tetto per poi appiccare l'incendio. Il sospetto è che possa avere a che fare con l'andrangheta calabrese, perché si tratta di un nuovo episodio, come molti simili ce ne sono stati, e danni di altri imprenditori nelle scorse settimane nel Reggiano. Cambiamo argomento, parliamo adesso di fisco. Allarme dei CAF, i centri di assistenza fiscale, sull'IMU. In una lettera inviata al Ministero dell'Economia, la Consulta Nazionale parla di crescente preoccupazione e grande disagio
disagio per l'assenza di indicazioni. Gli operatori chiedono per l'acconto di applicare le aliquote di base o di prorogare il termine. Andiamo a Cesena, dove sarà allestita nella sala del Consiglio Comunale la camera ardente del pittore Alberto Sughi, scomparso sabato nella clinica Villa Toniolo a Bologna all'età di 84 anni. La salma dell'artista sarà posta nella sala del Consiglio. Qui i cesenati potranno rendergli omaggio oggi dalle 15 alle 20 e poi dalle 9 alle 11 di domani. Nel pomeriggio di martedì alle 15.30 a Ruffio si svolgerà il funerale in forma strettamente privata, secondo i desideri della famiglia. Andiamo adesso a Bologna, dove una via d'Azeglio piena di gente ha salutato la sonorizzazione della strada in ricordo di Lucio Dalla, un mese dalla scomparsa del cantante. Bologna ha voluto ricordarlo sistemando a tempo di record questo impianto audio. Prima delle rondini, la canzone scelta da Marco Alemanno tra le 200 che una volta al giorno risuoneranno nella strada, è intervenuto il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Intorno alle 18 i bolognesi verranno qui pensando a Lucio. È la loro vita, queste le parole del sindaco ogni 18 in via d'Azeglio, una canzone di Lucio Dalla. È tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi. Vieni da Zuenelli anche tu per arredare con classe e risparmiare a Bologna, a Idice di San Lazzaro e in località Bargellino a Calderara di Reno. Idroterm, design, qualità, servizio. Dai nuova luce e calore alla tua casa con l'inserimento di materiali ricchi di colore. Linee moderne ed ispirazioni classiche per ogni ambiente. Vieni a trovarci, siamo aperti. Romea 47. Dite addio alle vecchie porte, rumorose, pesanti, poco sicure e non coibentate. Sostituitele con le innovative porte leggere, motorizzate e robuste che vi propone Dynamic System. Nel grande showroom troverete la soluzione migliore per qualità, risparmio e sicurezza. Personale qualificato è a vostra disposizione per consulenza, preventivi, installazione e assistenza. Dynamic System, concessionaria dei portoni sezionali Breda per le province di Ferrara, Bologna e Rovigo, la trovate in via Caselli 13C a Ferrara, dietro Come. Dynamic System, una scelta sicura. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi di alcuni tipi, specialità di porchetta anche calda su ordinazione per qualsiasi cerimonia e per feste con amici. In via Riccardina numero 33 a Riccardina di Budrio e punto vendita in via Grandi 8 a Budrio. Media e Media 93, per la tua pubblicità su 7 Gold. Quale comico americano poteva uscirsene con l'idea di fare un film in un'altra lingua? Will Ferrell, naturalmente. Casa de mi padre è il titolo della nuova commedia girata interamente in spagnolo e ispirata al melodrammatico mondo delle telenovelas sudamericane. Un'idea con un alto potenziale comico. Por tu felicità, Armando. Sì. A la felicità de Raúl. Que disfrutes de todos los placeres de la vida. Aunque sea la destrucción de la familia. Por favor! È frutto del mio cervello squilibrato. Avevo questa idea da molto tempo, da quando esistono tutte quelle telenovelas, e ho pensato che nessuno avesse mai visto un comico americano buttarcisi in un film straniero, col massimo impegno, senza gag sul fatto dello spagnolo parlato male. Parlo spagnolo nel film meglio che posso, e mi circondo di un cast interamente latino. Ho pensato che fosse qualcosa di mai visto prima. Ecco com'è cominciato. I due attori messicani più noti negli Stati Uniti fanno entrambi parte del cast. Gael García Bernal e Diego Luna. Quest'ultimo non riesce a capacitarsi di non avere avuto lui questa geniale idea. La guerra che stiamo vivendo era la cosa giusta da fare. Mi sono arrabbiato per non avere avuto io quest'idea. Ho letto il copione e ho pensato, cavolo, come fa Will Ferrell ad avere quest'idea e noi no? Non ha senso. Dovremmo essere noi a chiedergli di fare questo film, non il contrario.
La sensualità latina in Casa de mi padre la garantisce la presenza di Genesis Rodriguez, attrice nata a Miami ma di origini venezuelane, vista di recente nel thriller 40 carati. La Rodriguez spiega perché la recitazione nelle telenovelas è spesso sopra le righe. Questo è il motivo. Le telenovelas hanno origine in radio, quindi la recitazione enfatizzata arriva da lì. Si recitava per gente che non vedeva immagini, ma tutti sapevano bene cosa stesse succedendo. E poi... capito? Casa de mi padre racconta la storia di Armando Alvarez, che ha vissuto nel ranch del padre in Messico per tutta la vita. Quando il ranch si trova in difficoltà finanziarie, il fratello Raul si impegna a saldare tutti i debiti, ma il destino vuole che Armando si innamori di Sonia, la sua fidanzata. Il film è di imminente uscita nelle sale americane. Per vederlo in Italia bisogna attendere il prossimo autunno. Casa de mi padre. Gruppo Ti Ascolto. Ti ascoltiamo per farti sentire. Acustica bolognese. Gruppo Ti Ascolto. La puoi trovare a Bologna, Casalecchio e Budrio. Oliviero, la città dell'abbigliamento numero uno in Italia. Abbigliamento uomo, donna, bambino e taglie forti. Reparto calzature, ginseria e moda giovane con arrivi settimanali. Servizio sartoria interno anche su misura. Biancheria per la casa, corredi e casalinghi. Ed ora c'è anche il favoloso reparto prima infanzia, dove troverete auto, abiti prima man e tutto l'occorrente per il vostro bene.it del risparmio. Anche su internet. Non perdete tempo. Per la prima volta le grandi firme dell'arredamento con i Rampazzo Severino mettono a disposizione per il 2012 un fondo incentivi sul nostro arredamento. Vediamo un esempio: cucina Total White con ante laccate lucide, piano di lavoro e vasche in acqua, elettrodomestici a basso consumo energetico, dal prezzo scontato di 8.000 euro, l'incentivo può essere vostra a soli 5.700 euro. E allora siamo a Campodarsego, Piove di Sacco e Rovigo. Da Capriccio Baby le imperdibili nuove offerte sempre a soli 799 euro. Un trio Cam Combi Family o Bebè Comfort o Chicco con materasso e cuscino antisoffoco. Lettino scelta tra pali, foppa pedretti e MIB. Un fasciatoio con cassetti in abbinamento al lettino. Seggiolone regolabile, piumone con paracolpi. Materasso ortopedico più cuscino per il letto. Poltrona auto 0,18 kg. Tutto secondo disponibilità a soli 799 euro. Aperto anche la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. Acquista anche su internet al sito www.capriccio.com. Ricciobaby.com. A Casal Borsetti, nei lidi nord di Ravenna, Florida vende direttamente in prestigiose palazzine immerse nella pineta a 100 metri dal mare, abitazioni con ingresso indipendente con giardini privati, grandi terrazze e posti auto, oppure monolocali soppalcati con due grandi terrazze vista mare e vista pineta. Tutto questo a partire da soli 160.000 euro. Chiamatemi senza impegno ai numeri che vedete in sovrimpressione. Tesoro! Qui al Gigante il pesce viene preparato con cura e passione, e quanta varietà! Il Gigante, gli specialisti del fresco dal 1972. Al Gigante con l'arancia Red Cop, vinci 3 notti a Taormina e fantastici altri premi! Diventa anche tu protagonista della rivoluzione solare. Affidati a Spectra, a Molinella, Bologna, via Battisti 62. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi di alcuni tipi, specialità di porchetta anche calda su ordinazione per qualsiasi cerimonia e per feste con amici. In via Riccardina numero 33 a Riccardina di Budrio e punto vendita in via Grandi 8 a Budrio. Oliviero, abbigliamento uomo, donna, bambino e taglie forti. Reparto calzature, ginseria e moda giovane con arrivi settimanali. Misano Adriatico, numero uno anche su internet. Media e Media 93, per la tua pubblicità su 7 Gold. La TV compressa che decomprime le idee. Questa settimana a Codec. Future Film Festival 2012. Incontro con Peter Lord. Take Action 2012.
Dal 27 marzo al 1 aprile 2012 si tiene a Bologna la 14ª edizione del Future Film Festival, l'appuntamento che riunisce ogni anno esperti, appassionati e curiosi di cinema d'animazione e nuove tecnologie. Nell'anno della fatidica profezia Maya, il festival è dedicato alla fine del mondo e si prepara a invadere Bologna con un ricchissimo programma di proiezioni, incontri, mostre e workshop, che si terranno in diversi luoghi della città. Tra le anteprime in programma è Letter to Momo, l'anime più atteso dell'anno del regista Okiura, e il colossal 3D A Monster in Paris, mentre sarà Danny DeVito la voce del protagonista di The Lorax, il guardiano della foresta. Tantissimi anche gli eventi speciali, fra i quali il making of di Pirati, briganti da strapazzo, l'ultimo film di Peter Lord, ospite d'eccezione del festival, che torna sugli schermi dopo il successo di Gallina in fuga, con la produzione in stop motion vincitrice di 4 premi Oscar. L'inaugurazione è affidata al guru dell'avanguardia musicale contemporanea Bill Loswell, che accompagna con le sue musiche un inedito montaggio di immagini tratte da film catastrofici. That's the end of the world, and I feel fine. Mercoledì 28 marzo Codec TV ha incontrato uno degli ospiti d'eccezione del Future Film Festival 2012, Peter Lord, regista e creatore del film in stop motion Pirati, briganti da strapazzo e cofondatore del prestigioso studio di animazione Aardman Animations. Al termine dell'incontro con i fan, che si è svolto a Palazzo Reenzo, il regista si è trattenuto con i bambini, impegnati a costruire personaggi con la plastilina in un laboratorio creativo. Directors. Diciamo che ciò che l'animatore o il regista deve riuscire a fare è trovare la propria voce, quindi deve evitare di copiare altre persone e trovare un modo di raccontare una storia che sia esclusivamente personale. Da un punto di vista personale, io amo la stop motion e sono leale nei suoi confronti. In ogni caso si tratta di qualcosa di diverso rispetto al panorama mondiale, dove ci sono tantissimi prodotti in computer grafica, talmente tanti che alle volte diventa addirittura noioso per quanti ce ne sono. È sempre una cosa buona specializzarsi in qualcosa di diverso. Con l'animazione si può fare qualsiasi cosa. È uno strumento molto malleabile che può essere utilizzato per fare thriller, horror, drammi familiari e così via. Ci sono quindi molte possibilità. Resta però da vedere se si riescano a vendere questi film, se il mercato è ricettivo. Questo festival mi è stato raccomandato da persone di altissimo profilo, che mi hanno detto di venire perché il festival è molto bello. Le persone sono persone giuste, si sta bene, c'è una bella atmosfera e quando si tratta di questi elementi è ovvio che mi piaccia. In più è anche un festival in cui sei coinvolto in tutto il resto, per quanto ahimè io mi fermi poco. Mi piace perché è un festival dove non sei un semplice turista, ma puoi partecipare. Amo i festival perché sono portati avanti da persone entusiaste, che credono veramente in quello che fanno. Mi piace molto tutto questo e mi piacciono i festival italiani in particolare. Sono i miei preferiti. È stata presentata a Bologna la seconda edizione del concorso Take Action, promossa da Bologna AIL e dal portale del progetto giovani del comune di Bologna, flashvideo.it. Il concorso chiede ai giovani videomaker fra i 18 e i 35 anni di realizzare uno spot riguardante la campagna di sensibilizzazione della AIL sul volontariato e sulla lotta ai tumori del sangue. In palio un progetto di lavoro presso i TC Movie e uno stage retribuito a Flash Video e Codec TV. Il ricordo del professor Tura va a Lucio Dalla, testimonial della prima edizione del concorso. Lucio è stato ricordato da molti attorno a questo tavolo. Volevo soltanto dire che Lucio Dalla era anche nostro socio sostenitore, quindi non posso non ricordarlo. Mi basta questa frase. Quando gli abbiamo detto, Lucio, c'è il secondo take action, cosa puoi fare? Cosa ha detto? Usatemi come volete. Quindi noi in 2 mesi abbiamo perduto 2 amici, 2 amici di Bologna, veramente 2 amici, oltre che soci, Lucio Dalla e Tonino Guerra. Quello era un altro grande uomo, anche quello come Dalla affascinava, cioè un uomo che l'incontrava
doveva stare zitto se voleva non perdere una parola, perché nessuna parola poteva andare perduta quando parlava Tonino. Volontariato e ricerca sembrano due termini così che difficilmente si avvicinano, coniuga tra di loro. Perché siamo riusciti? Perché qual è la giustificazione che le abbiamo messe insieme? Chi guarisce oggi di nostre malattie è il frutto di quello che noi abbiamo ricercato 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Non c'è un farmaco, trapianto o d'altro che venga fuori dal nulla. Non è l'invenzione del giorno, è il frutto di lunghi anni di ricerca, a volte anche un pizzico di fortuna, però è ricerca. E se noi ci occupiamo dei malati di sangue, ci occupiamo direttamente, ed è l'azione diretta che noi facciamo sui familiari, sui pazienti, ma l'azione più importante che la facciamo è sostenendo la ricerca, perché il malato di domani possa beneficiare dei frutti della ricerca di oggi. Questo è un messaggio che deve arrivare. Qualcuno può dire, ma con quello che c'è di crisi economica, malati, dobbiamo pensare agli uomini, può aspettare. Se aspetta la ricerca, si prolunga il tempo della sofferenza e della malattia. Due parole solo su questa iniziativa che ho guardato con estremo interesse, anche qui per alcuni motivi, che coniuga insieme tre imprescindibili nel genoma di questa città, che sono la salute, il volontariato e la creatività. Sono tre elementi che in questa città si mischiano insieme, davvero in maniera positiva. La cosa molto interessante avviene in questa città, e quindi diciamo credo che questo sia un ulteriore aspetto di particolare interesse. Un applauso quindi a chi lo va a cercare da questo punto di vista, e in questo davvero Bologna fa molte cose. Devo dire, l'occasione per dire che insomma anche Flash Learning, il progetto di Bologna, questa cosa è da oggi, è un punto di vista che va a ricercare da molti anni. Vi viene data l'opportunità, la vostra creatività, questa è una, avete una grande possibilità. Parlando di una organizzazione che si occupa di ricerca e di scoprire una malattia terribile come la leucemia, e quindi date il meglio di voi, avete questa possibilità, fatelo. Ma invito tutti, stiamo in un mondo dove ci sono tante opportunità, anche cose, anche con piccoli mezzi, con piccoli strumenti. Credo che questa sia un'opportunità, chi ama il linguaggio del cinema, la possibilità per la disponibilità verso gli altri, e poter dare qualcosa, anche se magari minimale, insomma. Per cui vi invito a ragionare, a tirare fuori la vostra creatività e la vostra intelligenza su questo progetto. Ripenso spesso a Kasai, sai? Se ti fermassi un attimo, ti parlerei di cosa ho visto. E avvicinandoti quanto basta, riconosceresti i segni di quei giorni che porto con me. E noi invece? Quale traccia lasciamo di noi? Take Action. Gira uno sport. Agisci per la lotta contro i tumori del sangue. E vinci un'esperienza di lavoro.
anche voi avete la vasca da bagno in queste condizioni? Installate una nuova vasca da bagno Fiordalisi senza rompere nulla. In Italia ci sono milioni di donne e milioni di uomini che soffrono di perdita di capelli. Ma ci sono donne e uomini che hanno avuto il coraggio di cercare una soluzione e l'hanno trovata. Sistema CNC, capelli naturali a contatto, di Cesare Ragazzi Laboratories. Brevettato, affidabile, dermatologicamente testato. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita. Vai sul sito o vieni al centro più vicino. Oliviero, la città dell'abbigliamento numero uno in Italia. Abbigliamento uomo, donna, bambino e taglie forti. Reparto calzature, ginseria e moda giovane con arrivi settimanali. Servizio sartoria interno anche su misura. Biancheria per la casa, corredi e casalinghi. Ed ora c'è anche il favoloso reparto prima infanzia, dove troverete trio, passeggini, seggiolini auto, abiti prima man e tutto l'occorrente per il vostro bebè. Oliviero.it, la città del risparmio. Misano Adriatico, numero uno anche su internet. Negrelli Serramenti in PVC, con la cinquantennale esperienza del suo staff, è in grado di soddisfare ogni tua esigenza, dal design al risparmio energetico. Siamo specializzati nell'installazione di finestre in PVC ad isolamento termico e acustico, adattabili a qualsiasi tipo di struttura, senza opere murarie. Se devi sostituire le tue finestre, consultaci e potrai usufruire anche del bonus fiscale, risparmiando fino al 55%. Negrelli Serramenti in PVC è in via Imperiale 40 a Mirandola, Modena. Ma le torte le fanno qui? Certo. Loro? Qui al Gigante, dolce e pane vengono preparati con lavorazione artigianale. Visto? Il Gigante, gli specialisti del fresco. Al Gigante, con l'arancia Red Cop, vinci 3 notti a Taormina e fantastici altri premi. La farmacia della stazione di Bologna in Viale Pietramellara è aperta tutto l'anno, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 23, nei festivi dalle 8 alle 22, con orario continuato, senza diritto di chiamata e abbattenti aperti. Farmacia della stazione. In ogni occasione, il consiglio è la nostra professione. Abbigliamento donna, bambino e tagliato. Reparto calzature con arrivi settimanali. Misano Adriatico, numero uno anche su internet. Si esprimono liberamente. Famiglia Cristiana fa solo propaganda e faziosità, l'ha detto Celentano, no, Maria Stella Germini. Miracolo! Gli è apparsa la Madonna? No, gli è scomparsa Alice. Tutti pensavamo che fossimo sulla barca di giocare e abbiamo capito che siamo nella merda. Il prezzo che si può pagare per questi rischi è il prezzo della libertà, è il prezzo del servizio pubblico. Aldo! Oh, buonasera a tutti quanti, sì. Buongiorno anche! Aldo! Presente! Andai in natura, Avril? A me non deve l'ora, eh? Al sol, e perché? Perché tan deve l'ora che inizia Avril? Perché è il primo d'Avril. Che è la tua festa? Ah, il primo d'Avril è una di quelle ricorrenze che ha spolbrisa scurdera, il primo d'Avril. È quasi una solennità. È una solennità da celebrare. Che da celebrare. Se, a vada se... Aldo? Se spolqua un er quel cadon. Aldo? Fora lesen. Sta dante che non scherzo. Dai mo. Smettila. Ma sono un po' spasteca, se per la primavera o le primavera. È l'astenia i disegni. Ma l'astenia da dove viene? Quando con le stoffe. Fiacca persistente? La fiacca. Che ti un fiaccano.
Va là. Ci affani adesso, Aldo, qua bisogna fare. E salutè a tutti i nostri telespettatori, chi è belle le da una smena. Attenti. Era canto una barzellata? Basta che le sepa. Decente. Adesso decideranno loro. Ah, decideranno loro, si mandano a querela, ti beh, potè alla dazza. Guermi di uccio. No, mi guarda brisa perché Aldo, mi fa schifo. Mi serve per la barzelletta. Ah, allora fagli a fente che guardi in tiuccio. Tu guarda in tiuccio. Una pigra la guarda un'altra pigra. E allora? Beh! Sì. Oh, ragazzu. Ma fai le fatica, Redor? No. Oddio. Lascia sterca, ben dietro pensier, con delle parole che le brisa al chiese tirer fuori. Sono un romega e un fandro, no? No, per carità, non avrei mai. Ascolta, Eterme, invece avrei anche... dirtu un po'. Ma per io mai da bave. E ti impalughè? Sì, una rena in sti sit qui, una puglia. L'osteria della rana, era la famosa osteria di fagiolino e sganato. E qui piaceva un quelme. Io volevo parlare di un falsetto. Contributi, ma prima di introdurre questo contributo volevo dirvi che poi i popoli si vogliono bene, per esempio me che sta a Gabulagna, lui che sta a Borpa Nighel, andando d'accordo, no? Ma non è sempre così, delle volte ci sono dei piccoli screzi, vai Rettore, anche a te, no? Stai a Santa Viola, pobrisa da Borpa Nighel. Comunque, a stare al Pontlon, che belle diverse. Che, sì, Allora, pensiamo se ti stava Malacapa, per esempio. Ma perché era da stare Malacapa? Perché Malacapa. Perché ti piace dire che non è? Malacapa, no, ma perché te Malacapa. Allora, io lancerei questo contributo che ci dà l'esatta sensazione di cosa pensa la gente di quelli che stanno nel comune vicino. La pace fra i popoli, come si chiama quell'altra cosa che tutti i popoli si mettono assieme, cumena, la fazzana. L'integrazione dei popoli. Ecco, allora, vedete mo questo contributo. Regia, contributo numero 1854, /7. Ecco. Take it away. Là, signora, scusi, per il mulino Riva si va dall'altra parte, vero? Questi qua sbagliano sempre strada, signora, sa? No, va giù! Se vuole andare anche così, poi c'è lo steccato di legno. Va giù, c'è... C'è lo steccato? Sì, steccato di legno, c'è le case là. Sì. Va giù. Chiedi per salire dopo finire, sulla rocca baratina. Se steccato va a finire È là. Molto lunga arrivare su, signore. Ma no, alla rocca? No, si va giù che si va. Ah, se si va giù e sì. Poi dopo si sale però? No. Alla rocca? No. Si sale Rocca Malatina. Rocca Malatina. Dopo si va anche a Rocca Malatina. E si sale però. Si sale. Ben scappato. È ferrarese, signora? Sì, io sì. Si sente un po', sì, eh? Sì, io. Ma come mai è da Ferrara, è venuta nel Modenese? Perché tanti anni fa è stata operata mia figlia, non stava bene. E allora è qui, siamo qui. È meglio il Modena, perché sì. Ferrara mi sa che operare. Se stava a Ferrara non ci sarebbe più. O quei medici che c'è a Ferrara li conosco. Signora. Fanno schifo, c'era uno dentro. Muore. Sì. Muore. Anche le operazioni, sa dove mi sono trovata bene? Anche a scuola, mio figlio andava a scuola là, matematica, con le operazioni. Sì. Schifo. No, ma fa schifo. Tutti là, mi somiglia così tanto al cranio. Non lo so. Non lo so neanche io. So. Ma è a Ferrara però, a Ferrara sì, che sì, io ho un mio amico ferrarese due volte che riunione qui sono bravi in pochi giorni sono guarita qui sono bravi era staccato quel piede qui andare giù da un gradino si è staccato il piede no? Sì, si è staccato? Sì, proprio faceva così allora gli l'hanno attaccato? Mi hanno portato Vignola attaccato il piede. Sì a Vignola avesse sentito il professore come era contento anche un mio amico si è staccato tutte e due le braccia gli
bravissimo. Sì, sì, ma che di bravo tutto. No, frere non fa niente. Niente, niente. Sì. Ci vediamo, ha fatto bene venire a Modena e sperare. Che sono già andati giù. Va bene, andiamo giù, ci vediamo signora. Ma passa giù, altrimenti ci vuole andare anche per quell'altra solita. No, andiamo di qua. Ci vediamo signora. Arrivederci, ci sono due solite, vanno bene. Mi sembra, perché c'è l'erba, invece lì c'è tutta la ghiaina. E che si scivola, che le ruote. Fuga, dopo bisogna che vado a là. Insegna, insegna la strada, perché dopo c'è ste carte e vanno bene. Ettore, Ettore, anche a te quando sei in scala rinfrarai, stanca per spiegare. No, se che ascolta Eva. Ti sei perso. No, sai ti te che ti fa... che scala che la signora, ti un maleduché. È un maleduché la signora, ascolta un questo la... la cooperazione fra i popoli, l'integrazione, sì. L'amore che un popolo ha per quell'altro. Io così voglio sentire da te se sei d'accordo. Se noi quest'altra puntata ci ha messo in quei uno di questi due personaggi, o la signora, o Ceffo, o il ciclista, no? Anche perché poi Ceffo fa il fur perché lo cercare di frarismo lo alsta le attacche a frere le mega di mondi coste. Allora st'altra puntata nuetter a farmi il cueceffo e gli chiediamo ragione di questa cosa. Andiamo con gli eventi, detto ancora di un andiamo con gli eventi, con gli eventi, abbiate pazienza. Attacchi a me. Teatro Alemanni, via Massini 65, sabato 31 marzo alle ore 21 e domenica 1 aprile alle ore 16, i comedian Bugnis presentano La Réunion condominiale, atto unico con interruzione obbligatoria, testo e regia di Romano Danielli. In casa Tugnien Magagnol è una réunion condominiale, se ne volete sapere di più, al Teatro Alemanni, sabato 31 marzo alle 21, domenica 1 aprile alle ore 16. Poi per San Giovanni e dintorni, a San Giovanni Persiceto, al Teatro Fagnin, viene segnalato un film, The Lady, che è la storia di Aung San Suu Kyi. No, come si dice, Aldo? Che Aung San Suu Kyi. A sabato del 31 marzo. Di Bologna, di Casa Carducci, che è in Piazza Carducci 5, cos'è allestita, Aldo? Allestita un'interessante mostra dal titolo Il professore dell'infinito. Chi sarà mai? Potrebbe essere uno dei nostri perfidi Busillis, cioè? Momentaneamente sospesi per rana, e la rena. Comunque la mostra si riferisce a Quirico Filopanti, a 200 anni dalla nascita. Intanto Quirico Filopanti non si chiamava Quirico Filopanti, e qui potremmo lanciare un Eter Busillis, vero signore? O Anxomare Salisac. Anxomare Salisac. Niente, questo era... Lo imparate alla mostra, dove potete anche deliziarvi con alcune opere di Augusto Maiani. A proposito, qual era il vero nome, come si faceva chiamare... Questo era il vero nome, scusate. Come si faceva chiamare Augusto Maiani? L'aveva un soprannome. Un soprannome. Che poi, siccome si chiama pure il soprannome, uno pseudonimo. Alias. Alias. Chissà che se qualcuno mentre sorseggia il caffè le viene in mente. Comunque, se avete delle cose da chiedere sulla mostra, non telefonate né a Ettore né a me, ma alle informazioni del museo, che è 051 22 55 83, il Museo del Risorgimento, è in Piazza Carducci. Dimo Ettore. E salve in amante, come sveva Ciamera Augusto Maiani, telefonè. A chi? Al museo. No? Al museo, ecco. Bene su, ma allora Ettore va a fine con gli applocche.
hanno preso il ciù in la cicles, la cicles. E allora, e adesso va in finale, adesso va la nostra regina con Rossella Regina, e tutta da vedere, da ascoltare, che è un piacere, e lo continua a scorrere in basso, mandi gli scorri e dietro, assolutamente, no, perché te t'ascordi di salutare, oh, maledicché, mo ti ban peso anche a te, ve la tua pers, povera la Gabriella, tua moglie, povera. Stadio speciale Champions League Barcellona Milan. Ai rossoneri serve una notte da ricordare, una notte da campioni. Diretta stadio speciale Champions League Barcellona Milan. Una partita, un sogno, una leggenda. Diretta stadio speciale Champions League. Partite, gol, emozioni per sognare in grande. Champions League, domani alle 19.30, 7 gol.
pare a riguardar la Garisenda sotto il chinato, quando nuvol vada sovressa che la incontro penda. Anteo e a me che stava di vederlo chinare. Ora chi per altra strada. Oh, benvenuti a Burattini Bo. Avete visto che inizio particolare, addirittura il ghibellin Fuggiasco, il nostro amico Dante Alighieri, che studiò nella nostra beneamata Università di Bologna e subito si incapricciò di queste curiose costruzioni altissime, le torri bolognesi che distinguono ancora oggi la storia e il nome della nostra città, detta anche appunto delle torri o Turrita. Bene, cosa ci dice il nostro amico Dante Alighieri in questo suo scritto che è inserito nel canto della Divina Commedia? E naturalmente potete anche trovare sulla targa posta appunto dalla parte che guarda verso San Vitale della Torre Garisenda. Come appare la Garisenda a chi la guardi da sotto il lato inclinato, cioè dalla parte che guarda appunto verso San Vitale, che ci dicono è inclinata addirittura più di 3 metri verso San Vitale, quando una nuvola passa sopra ad essa e come per illusione ottica sembra che la torre si pieghi verso l'osservatore. E quindi il nostro amico Dante, che era lì con Anteo, quindi un altro, probabilmente un altro studente dell'Ateneo, appunto avevano questa impressione, e Dante fissa questo suo ricordo, questa sua sensazione in questo suo scritto, in questa sua testimonianza, che appunto viene voglia di scappare quando si vede arrivare verso di sé la Garisenda per questo fenomeno ottico dovuto dalle nuvole. Bene, e adesso continuiamo sul solco della tradizione dei burattini della città di Bologna, sentiamo cosa in serbo per noi il nostro beneamato dottore bolognese. Linea a Vox Populi. Al vent, il vento, an va mai a let con la scheid. Il vento non va mai a letto con la sete, cioè, ergo, al vol dir che il vento porta sempre la pioggia, la piova, l'acqua, acqua catinelle, direi naturalmente, meteorologicamente, scientifico. Bene, ringraziamo il dottor di questa perla di saggezza. Avete capito, il vento non va mai a letto senza la pioggia, cioè quindi non va mai a letto con la sete. Ma adesso parliamo di un importante evento che sta avendo un considerevole successo. I nostri burattini sono ospiti del museo di Palazzo, museo della storia di Via Castiglione. La mostra fino all'8 aprile, ad ingresso gratuito, non mancate di visitarla, e se siete interessati sul nostro sito burattinidiriccardo.it trovate poi i link per prenotare direttamente a Palazzo Pepoli una visita guidata con lo spettacolo, oppure un laboratorio creativo per i più piccoli dove possiamo divertirci a costruire anche noi i personaggi che hanno reso unica la nostra tradizione. Quindi Palazzo Pepoli fino all'8. Quindi visitatela se non l'avete già fatto, un commento in presenza, ce ne sono veramente già di molto gustosi e di molto croccanti nel registro delle firme, da Cuccoli a oggi, una storia che continua fra i grandi maestri. La volta scorsa abbiamo parlato di Pompeo Gandolfi, grandissimo sganapino, oggi vi voglio parlare un pochettino di un altro grande maestro che era Febo Vignoli, burattinaio sanguigno, burattinaio sicuramente un grande alfiere della tradizione bolognese, uno che veramente andava in prima linea con il suo teatrino, caratterizzazione del fagiolino, forse uno dei più grandi fagiolini degli ultimi tempi, era appunto
la sua interpretazione con questa vuslazza, con questa vociona bella, potente di un bel fagiolino asciutto petroniano, bolognese, del Pratello, come era del Pratello lui, suo fratello e anche suo papà, già burattinaio, ecco, quindi Armando Vignoli, lo ricordiamo. Lui. A tal proposito mi vengono in mente due nomi, la poetessa dialettale Odette Righiboi, che salutiamo, che sicuramente ci sta seguendo da casa, che ha scritto bellissimi componimenti dialettali poetici su Febo Vignoli, il suo papà e il loro fagiolino. E poi naturalmente mi viene in mente anche William Melloni, il nostro collega della compagnia Fuori Porta, già compagnia del Pavaglione, pronipote di Febo Vignoli, e continua l'arte dei burattini nel solco. Qui nella mostra Burattini da Cuccoli a oggi, perché appunto questi nomi fanno parte di una lunga storia che ci auguriamo possa continuare nel miglior modo possibile con i maestri che hanno reso grande questa storia delle teste di legno bolognesi. E adesso, signore e signori, andiamo avanti con il nostro rubrica e dobbiamo praticamente... Signor Riccardo! Mo sorla ragazzi, mo cosa c'è? Buonasera, buonanotte, buon appetito, buon pomeriggio! Dica, signora Lella. Come sta? Ma insomma, prima che arrivasse lei, molto bene, perché andavo abbastanza... Davvero? Anch'io sì. Stavo bene prima, quando ero là di là, lo sa? Perché? Lo sa perché? Perché? Mi dica. Perché, come al solito, sì. Io ero appoggiata su un divanetto, così. Sì. Così si appoggia sul divanetto? Sì, così. Io sono così, poi mi appoggio sul divanetto. Sì. E dopo sono lì, no? E allora io da di là dove sono io, no? Sì. Io da di là sento tutto quello che lei racconta, capito? Guarda, io sento tutta spazio, la sua nigna, sento na 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 na, e sento che parla, e io mi concilio. Oh, meno ma si concilia così lei? Sì, mi concilio, mi metto lì e... Ma lei dovrebbe prendere degli piano, appunti. Piano, le mie palpebre si abbassano. Poi mi abbasso anch'io. Poi dopo mi appoggio, così, ecco. Così mi appoggio, metto a posto il cuscino. Pace. E faccio pesolino! Perché allora, signor Riccardo, mi dica. Ma tutte queste storie che lei ci racconta, sì. Ma lo sai che certe volte sembrano proprio incredibili? Beh, ma sono vere. A me mi sembra incredibile, perché non è mica tanto tempo fa che c'erano tutte queste cose, sa? Lo so. Non è tanto... E poi adesso dove sono? Dove sono finite tutte queste cose? Com'è che le troviamo solo nel museo? Ma no, non le troviamo solo nel museo. Infatti questa esposizione vuole essere proprio una testimonianza di quello che è stato, ma di quello che continua a essere. Perché ci sono diverse compagnie, non sono tantissime, ma che ancora fanno il teatro dei burattini bolognesi e continuano a lavorare nel rispetto della qualità e del pubblico. Ho già capito. Tra i quali sicuramente, insomma, vogliamo esserci anche noi, dei burattini di Riccardo, che facciamo spettacoli sempre comunque anche, come dire, anche attualizzati, anche per sì, il pubblico no, ma, di signor oggi. Signor Riccardo, mi scusi, adesso non vada tanto avanti, perché non sono seduta sul mio divanino, ma sono qui in piedi e faccio fatica a addormentarmi. Allora, mi dica. Anche se lei può battere dei record incredibili, mi può far indormentare anche da in piedi. Quello che voglio dire io è che qui... Stia calma. Bisogna animare un po' la situazione, ha capito? Allora perché abbiamo cominciato là con quella cariatide che parlava, che non so mica io chi era. Ma è Dante Alighieri, il maestro Dante Alighieri. Ma che davvero? Il padre della nostra lingua. Ma che bellissimo, solo che non mi ha animato per niente. Qui bisogna animare la situazione, allora glielo dico io che cosa facciamo. Cosa facciamo? Facciamo che mi sono cominciata a arrivare le ricette del ragù che sì, gliel'avevo detto io. Ma perché mi tocca sempre la spalla? Ma perché così lei sta attento. Allora io sto così, sto qui dalla mia parte. E io sto qui dalla io mia. Sto qui, ecco. E io sto qui. Ecco, e io sto qui. Ecco, vado un po' più là. E io sto qui. Lei vada più là. No, vada più là lei. No, no, lei non capisce bene la dinamica dello schermo. Allora vada vado più così? Là. Oh, finalmente qui c'è tutto lo schermo mio, ah sì,
Sì, così sì che mi piace. Io vi volevo dire che finalmente sono riuscita a leggere le ricette e allora ho pensato che ve ne leggo subito una che è la ricetta di una nostra amica che ci ha mandato, che ci segue sempre nella trasmissione, che si chiama Marzia. E allora mi dice nella sua letterina che mi è arrivata con la posta elettrizzata, mi dice che il titolo è Il ragù dell'amica della Lella. Cercherò di leggervela in fretta, poi dopo, se vi interessa, dopo mi scrivete una mail e io ve la invio anche a voi se la volete provare. Allora, questa ricetta è 500 g di macinato di manzo, 300 g di lombo di maiale, 200 g però a piacimento e sosesta! Soffriggere gli odori tritati in precedenza, carota, sedano e cipolla, con un bel pezzetto di burro, ma se volete potete metterci un po' di strutto. Una volta imbiondite gli odori, aggiungete il macinato e fate cuocere per circa 10-15 minuti. Dopo aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco o rosso e il resto che vi rimane nella bottiglia, se volete, lo potete bere voi intanto che preparate tutto. Fate sfumare. Una volta sfumato aggiungete mezzo tubo di triplo concentrato con abbondante bicchiere d'acqua mescolare di tanto in tanto con tanto e tanto ancora amore. E poi dice che più lo ami e più ti viene bene, e solo che lo scherzo è che alla fine deve rimanere lì almeno 3 ore. E ricordatevi di mescolare ogni tanto. E poi, quando è pronto il ragù, spegnete il fuoco e aggiungeteci, dice la nostra amica, un brick di panna. Ma viene una cosa così grassa che lo devi incatenare ai fornelli per non farlo camminare via e scappare via da solo. Signora, ma come si fa? E allora sì, che se volete fare anche 2 uova di tagliatelle, vedrete le stelle! Ecco la nostra ricettina di oggi. Continuate a mandare. Dove va? Io vado un po' di qua, va bene così? Adesso state zitti che arriva. Lei è andata di là? Sì, io sono andata di là. Io ho già fatto il giro dello studio. Lei venga di qua. Ma dov'è? Venga di qua. Signora Lella, ma cos'è questa confusione? Dove è andata? Ma lei mi ha fatto girare per tutto lo studio. Signor Riccardo, lei mi fa girare su quante volte anche lei. Eppure sono sempre qui, no? Oh, santa pazienza. L'importante è che anche se uno gira, dopo torna qui. Va bene, allora. Ascolti, mo. Facciamo una cosa, finiscamo il giro. Che finisco io il giro, lo finisco di qua. E lo sa perché? Perché? Perché è il momento delle informazioni utili, proprio esatto. Come ha detto lei. Allora? Signor Riccardo? Visto che si parla le posso fare di un cose carezzino? Utili? Le posso fare un carezzino? Ecco, la saluto, perché oggi è stato particolarmente buono. Ciao, bambini, ciao! Visto che si parla di cose utili, la Lella va via e invece chiamiamo a gran voce Connie. Connie, dove sei che dobbiamo dare gli appuntamenti? Sei qui, vieni amore, caro, vieni. Mi stai facendo bella? Sì. Come mai? Ti piaccio oggi? Ma sei molto bella, sì. Lo sai che mi sono dato tutto il balsamo e mi sono pettinata e mi sono date tutte le cremine. Che lo sai perché? Perché ti sei fatta così bella? È perché domani. Cioè domenica 1° aprile alle 16:30 c'è lo spettacolo dove ci sono io. Davvero? Sì, ci sono proprio io. Allora dai, dici dove diciamo sei. Diciamo dove siamo. Dove siamo con questo spettacolo dove vedrete Connie finalmente in scena. Da tanto tempo, Connie, che non prendi parte allo spettacolo. Sì, guarda, leggi siamo qua, all'oratorio leggi di qua. San Filippo Neri. Guarda, ma io ho studiato hai in studiato, caso. Va bene, allora vediamo. Siamo all'oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, centro storico di Bologna, per la programmazione della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sì. Presso l'oratorio dei Filippini, di Filippenco. Alle ore 16:30, ma la cosa importante, lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, sganapino e il coniglietto. Che sei tu, quindi non mancate, trovate già l'appuntamento sul nostro sito burattinidiriccardo.it. Lo spettacolo inizia alle 16:30, l'organizzazione si raccomanda una massima puntualità, se volete poi si può anche prenotare online, ma ci sono naturalmente tutte le informazioni utili. Quindi noi vi aspettiamo il 1° aprile, non per un pesce d'aprile, ma per un coniglietto d'aprile. Con Sganapino, una bellissima favola per tutti, bimbi e adulti. Ciao bambini! Ciao, ci vediamo domani. La settimana prossima!
alla prossima, ciao, venite a trovarci prima o prima. Radio Italia anni 60, le italiane di successo, le straniere più famose. Oliviero, la città dell'abbigliamento numero uno in Italia. Abbigliamento uomo, donna, bambino e taglie forti. Reparto calzature, ginseria e moda giovane con arrivi settimanali. Servizio sartoria interno anche su misura. Biancheria per la casa, corredi e casalinghi. Ed ora c'è anche il favoloso reparto prima infanzia, dove troverete trio, passeggini, seggiolini auto, abiti prima man e tutto l'occorrente per il vostro bebè. Oliviero.it, la città del risparmio. Misano Adriatico, numero uno anche su internet. In Italia ci sono milioni di donne e milioni di uomini che soffrono di perdita di capelli. Ma ci sono donne e uomini che hanno avuto il coraggio di cercare una soluzione e l'hanno trovata. Sistema CNC, capelli naturali a contatto, di Cesare Ragazzi Laboratories. Brevettato, affidabile, dermatologicamente testato. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita. Vai sul sito o vieni al centro più vicino. Particolare promozione a marzo 2012 al mobilificio Rudiana di Bassano del Grappa. Il maltempo di questo inverno ha impedito a molti clienti di raggiungerci. In questo mese di marzo replichiamo le offerte invernali, con sconti del 30% sulle cucine già scontate. Eccezionali anche le offerte sulle sale con credenzoni a 900 euro e tavoli a 350 euro. E tantissime offerte anche su tutta la nostra produzione artigianale. Inoltre ricordiamo il nostro sito www.rudiana.com e vi ricordiamo che siamo aperti tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, compresa la domenica. Vi aspettiamo! Tomasi Case. Essendo solo, questa volta vorrei rivolgermi alle donne in ascolto e soprattutto, diciamo, ad una signora che sia in ascolto. Noi sappiamo, pensano gli uomini, che le donne hanno maggior gusto, età. Qualche volta noi siamo un po' troppo svagati. Allora, se volete garantire per il vostro uomo un'impresa di costruzione propria, con ottimo gusto di materiali nei sanitari, nei rivestimenti, negli infissi, nel pavimento, allora, signora, Tomasi Case, sui lidi di Comacchio, c'è la casa che magari piace anche a lei e soprattutto a lei. L'appuntamento dov'è? In una delle sette perle dei lidi di Comacchio. Trovate una casa della Tomasi Case e sarà di vostro gusto. Grazie, arrivederci. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo, aperto la domenica pomeriggio, chiuso il giovedì. www.capricciobaby.com. Oliviero, abbigliamento uomo, donna, bambino e taglie forti. Reparto calzature, ginseria e moda giovane con arrivi settimanali. Misano Adriatico, numero uno anche su internet. Il ritorno più atteso. La storia del come non l'avete mai visto prima d'ora. Dio onnipotente. In 3D. È qui che ci siamo conosciuti. Non lasciare la mia mano. Titanic 3D. Dal 6 aprile al cinema. Amanda ha un rapporto difficile con gli uomini. Ma un equivoco le farà conoscere l'uomo giusto. Lascia che Amanda pensi che Antoine è gay e che se ne innamori. Gini e Gine, un film di Laura Morante, dal 13 aprile al cinema. Le bugie
Diaz, un film di Daniele Vicari, dal 13 aprile al cinema. C'era una volta una bellissima principessa. Bla bla bla, ne ha 18 anni e la sua pelle non ha mai visto il sole, per forza è bella. Mandala via nel bosco. È ora di cambiare il finale. Siete sicuri di conoscere la vera storia? Biancaneve, dal 4 aprile al cinema. Che ci stanno facendo? Battleship, dal 13 aprile. Ci sono tipi di vita peggiori della morte. Ci sono torture peggiori di un incubo. In questo momento, in Cina, Corea e Vietnam, 10.000 orsi sono immobilizzati in gabbie grandi quanto il loro corpo, con un catetere infilato nella cistifellea per estrarne la bile. E vi resteranno per 20 anni, fino alla morte. Animal Zesia Foundation è l'organizzazione che da anni si batte per mettere fine alle fattorie, riscattando gli orsi, ospitandoli nei suoi centri, cercando di mettere loro viti. Perché ci sono battaglie migliori di un sogno. Nel cuore delle montagne dell'Atlante marino, la famiglia Ugiti. Said, il padre, a cavallo, e Mustafa, il figlio minore, su un mulo, sono due cavalieri berberi della tribù degli Zayani. Sebbene siano dei modesti agricoltori, possiedono però un cavallo, che è il loro più grande orgoglio. In Marocco gli Zayani sono i più rinomati addestratori di cavalli e oggi la loro unica ragione d'essere è lo spettacolo equestre, la fantasia. In questa regione arida, in cui la sopravvivenza della popolazione è garantita solo dalla coltivazione del grano e dall'allevamento, il cavallo è indice di prestigio. Infatti non viene mai utilizzato per i lavori di fatica, come invece accade ai muli e agli asini. Mustafa ha 18 anni, non ha mai frequentato la scuola, ha scelto di dedicarsi totalmente alla passione per i cavalli e Said ne è ben felice, poiché la tradizione equestre si tramanda di padre in figlio. السوق اللي فتنوا يا غصبني طرف من الدار اللي احتر يا غالي اللي عرق مزيان
رختي دقه انا خطات كامل يسع وقت كيما القاعده ما غديش ليا السوق ثاني ثمن هنا توصل الاربع غير رانكني نتسوق السوق ديال القعيده ناري غير السوق La guida è il paesino vicino, a pochi chilometri dalla casa. Qui Mustafa viene regolarmente a consultarsi con il maniscalco. دير المسمار وضربوه هنا فوق الصفيحة على خاطرك انت Come in tutti i villaggi del Marocco, il souk è il luogo preferito dai contadini della regione per scambi e incontri. La tradizione vuole che siano gli uomini a fare la spesa, mentre le donne restano a casa. Nella famiglia Ugiti, Said decide per tutti cosa acquistare, persino i vestiti per le sue due. Nel souk, anche il famoso passaparola arabo, le notizie si diffondono con e spesso le conversazioni lamenta. Il Mokkadem, il capo dei cavalieri della regione, ha deciso di annunciare una grande notizia. La famiglia Ugiti vive in una piccola fattoria isolata. Itto è la prima moglie di Said, è la madre di Mustafa. Tutto l'andamento della casa dipende da lei. Il figlio maggiore, che ha 22 anni, è partito 3 mesi fa per portare una parte del bestiame in montagna. Il resto del gregge è custodito da Fatma, la sorella di 20 anni. Mohamed abita nella fattoria vicina, a 2 chilometri di distanza. È amico di Mustafa e hanno in comune la passione per i cavalli. Hanno deciso di andare insieme a far galoppare i cavalli.